Siamo a Piazza Castello a Torino, dove sono stati presentati i nuovi mezzi mobili per i tamponi a domicilio. In diretta Davide Piriocos. Sì, esatto, questi mezzi saranno gestiti dall'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che riunisce in Piemonte 82 associazioni e 10.000 volontari. Era qui in Piazza Castello Fabrizio Pregliasco, il presidente nazionale. Il nostro ospite è Roberto Testi, direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL Città di Torino. Questi mezzi ambulanti, questi camper che abbiamo, perché sono utili? Beh, in questa fase dell'epidemia è importante sicuramente andare a ricercare i casi ed eventualmente gli asintomatici, i paucisintomatici, ma altrettanto importante definire le guarigioni, quindi andare a fare quei tamponi che permettono di lasciare il cittadino alla sua vita normale. Per questo abbiamo inventato questo sistema dei camper che ci permette innanzitutto di muoversi sul territorio. Gli operatori possono collocarsi nelle zone strategiche della città, raccogliere più cittadini e poi soprattutto, e non è marginale, in questo modo rispetto al muoverci con automobili, andare casa per casa, permette un grosso risparmio di dispositivi di protezione per gli Per chi deve operatori svolgere il stessi, lavoro. esattamente. Adesso ci è arrivata la dichiarazione di Pregliasco, sentiamo. Ora saremo in grado di avere le risorse adeguate, la quota di terapie intensive, di ospedali dedicati, però l'elemento fondamentale è andare sul territorio con questi camper per eseguire in modo più efficiente riguardo alla sicurezza degli operatori, all'uso dei dispositivi di protezione individuale che sono un elemento critico rispetto alla disponibilità e soprattutto alla capillarità sul territorio. E chiaramente per questo motivo si sta potenziando anche la rete dei centri di analisi. Da Piazza Castello è tutto, linea allo studio.